frittata proteica alla pizzaiola, 155 calorie a porzione. Per ulteriori informazioni nutrizionali su questa ricetta visita il nostro sito. E adesso cuciniamo! Riscaldare l'olio d'oliva in una padella antiaderente a fuoco medio ed aggiungere i pomodorini ciliegini tagliati a quarti. Cuocere i pomodorini mescolandoli di tanto in tanto con un cucchiaio il tempo necessario ad ammorbidirli e asciugarli. Nel frattempo prepariamo le uova. Versare gli albumi freschi in una ciotola capiente, potete anche usare albumi pastorizzati. Aggiungere un uovo intero, in alternativa usare solo l'albume per una frittata senza colesterolo. Sbattere le uova con una frusta da cucina per qualche istante per unire il tuorlo all'albume. Salare e pepare secondo gusto senza esagerare ed aggiungere l'origano alla miscela. Di nuovo con una frusta incorporare le spezie alla miscela per qualche istante senza fare troppa schiuma. Ora versare il preparato di albumi, tuorlo e spezie nella padella distribuendolo bene sui pomodorini. Mentre la frittata inizia a cuocere, muovere lievemente il preparato usando un cucchiaio di legno per ottenere una cottura omogenea. Poi coprire la padella e finire la cottura in questo modo per una frittata morbida e dalla consistenza desiderata. Ed eccola qua, pronta da gustare! Questi gli ingredienti necessari per preparare la frittata proteica alla pizzaiola per due persone. Frittata proteica alla pizzaiola, 155 calorie a porzione, profumata, morbida e proteica. Signore e signori, buon appetito!